No, lo avevano sento... anche le femmine, sì. Ecco, sento parlare solo di maschi. Non ne avevano molte. Non erano tutti maschi. Non ne avevano molte, tant'è che a un certo punto hanno deciso di prendere le femmine ad Adamo. Ecco. E non ne avevano molte. C'è un ragazzo. Che non l'ho fatto, eh? No. Ogni tanto, cioè, siccome ho parlato di argomenti, ho detto che combinazione, però non. Tutta la sera abbiamo parlato con grandissimo interesse del passato, diciamo, di quello che è l'Antico Testamento, e comunque tutto ciò perché la che riguarda un'epoca molto remota. Io volevo chiedere, perché lei stesso durante il convegno, diciamo, per la sua condizione, quanto è importante conoscere il passato per capire e leggere il presente e magari poter presupporre qualcosa sul futuro. Allora le volevo chiedere, visti anche i riferimenti, ha fatto un po' l'inizio, ha detto appunto, perché così tutto questo interesse sulla Bibbia? Perché tutto sommato, perlomeno noi occidentali, comunque anche a livello mondiale, influenza anche l'attualità. Però le volevo chiedere, si può, anche se non è il suo campo, perché lei si è presente nel Testamento, la Apocalisse è fatta del nuovo, però si potrebbe in qualche modo, c'è un minimo di, perché, quindi, un qualche scenario futuribile che si può ipotizzare con l'attualità presente, senza andare a fare voli didattici. E poi, scusa se non ricordo né il nome dell'anno, però sono sicuro che è successo, se lei sicuramente lo sa, negli anni 90 uno storico, era un matematico di formazione israeliano, ebreo, aveva praticamente letto la Bibbia in codice numerico. Sì. Purtroppo ripeto, non so il nome. Eliaurips. Poi la notizia diffusa da Michael Drosnin. Ok, non neanche, però lui era riuscito praticamente, aveva detto che sostanzialmente è riuscito a leggere tutta la Bibbia, fino anche compresa l'Apocalisse, per capire cosa riservava il futuro, però non poteva dire. Poi ha messo assieme tutte le consonanti della Torah, non tutta la Bibbia, tutte le consonanti della Torah, sono 320.000 circa. Ha applicato dei codici numerici a quelle consonanti tutte unite e ne ha ricavato una serie di informazioni. Secondo lui, lì dentro ci sarebbe tutta la storia dell'universo, compresa tutta la storia singola di ognuno di noi con nome e cognome. Ha identificato a posteriori una serie di cose. Pare che l'unica indicazione data in anticipo è stata l'assassinio di Begin. Pare che quella sia l'unica data in anticipo. Peraltro aveva previsto l'assassinio di Netanyahu che doveva avvenire nell'arco di 2 anni successivi. Stiamo ancora aspettando. La fortuna per lui, cioè non è che lo sto aspettando, ma voglio dire, non è avvenuto. Il problema qual è? Che quando succede, anche lì ci sono altri codici che vengono applicati alla Torah, non c'è solo quello di Eliaurips, anche lì... C'è una data ricorrente adesso in molti, diciamo così, lettori dell'Apocalisse seri, come in certi anni sempre, si parla del 2018. Sì, guarda che finito il 2012 comincia. Poi dal 2018 vedrai che ci sarà il 2030. No, ma glielo dico proprio serenamente. Ma glielo dico adesso, perché vabbè, ovviamente nessuno può ricordare tante cose reali, fisiche, per esempio, non solo scudo spaziale americano, c'è tutta una serie di cose che comunque insomma in realtà esistono, quindi adesso poi io personalmente non ci credo, perché non che non ci creda che non sia futuribile, non ci credo così con questa precisione di quello che fanno. Anche perché voglio dire, dicevo appunto che oltre a questo di Eliaurips ci sono altri codici che vengono applicati alla Torah che dicono altre cose. Il problema è sempre, allora, visto che noi abbiamo una delle Bibbie possibili, chi è che stabilisce che questa è quella vera? E se quei codici lì li applichiamo invece alle altre Bibbie,
ci dicono le stesse cose? Cioè, io andrei molto cauto su questo, nel senso che vivo la giornata tranquillo, di previsioni ne sono state fatte continuamente, tutte regolarmente prive di poi di riscontri, e quindi adesso ripeto, finito il 2012 si parla del 2018, ci sono le previsioni, mi pare, in ambito buddista, che parlano della lotta finale nel 2430, quindi abbiamo tempo. Abbiamo tempo. Scusa. Se vogliamo anche internazionale di Israele, dello Stato di Israele, al di là di come la si pensi politicamente, di come la si veda, comunque pare abbia bel veri fideistico e finalistico, cioè a vederla almeno uno dice loro ci credono davvero, nel senso. I sionisti ci credono davvero. No, bisogna dirlo. Perché c'è una gran parte della cultura, basta leggere gli studi del professor Shlomo Sand dell'Università di Tel Aviv, sono l'esatto opposto. I titoli dei suoi libri sono l'invenzione del popolo ebraico, l'invenzione della Terra Santa. Ma esistono, sono famosissimi in tutto il mondo, quindi voglio dire, li ha scritti lui, mica noi, quindi. Sì, ma voce, ragazzi. Non sì, sente, allora lo, direi. Però rimaniamo alla Lidia per cortesia, perché se parliamo di politica. Anche perché il locale sta chiudendo, dobbiamo stringere. Israele e Palestina. Una strage interessante. Forse qua potremmo utilizzarci, no? Come animali d'allevamento. O come soggetti da esperimento, a vedere come stiamo procedendo. In che modo, secondo lei? Cioè, che... Osservandoci, così come noi possiamo osservare una serra in cui abbiamo piantato della roba. E a proposito delle foto di teschi giganti, femmori di 2000. Tutte false, quelle che sono su internet, tutto falso. Posso ancora dire una cosa? C'è un'archeologa sarda che a Cagliari dice che nel museo di Cagliari ci sarebbero moltissime di queste. Io ho già fatto 6 conferenze in Sardegna, mi hanno fatto visitare un sacco di cose che tu gli volevi porre, quelli non ho ancora visti. Ho visto un dente lungo 7 cm, però io non capisco nulla, quindi potrebbe essere un dente di un animale, perché non ne capisco nulla, quindi non mi esprimo. Il giorno che vedrò un femore lungo 1,20 m dirò ho visto un femore lungo 1,20 m. Finora ho fatto sparare tutto. Chiudiamo con una domanda sulla Bibbia. Allora, mi ha molto intrigato quanto è scritto e quanto è detto nell'ultima conferenza che ho sentito, quando hai parlato del peccato originale, descrivendo appunto l'Eden, stiamo parlando della Bibbia, che fa riferimento a Yahweh, eccetera, dove poi due Elohim hanno litigato, diciamo, che hanno avuto un dissenso, per cui se prima noi non potevamo riprodurci autonomamente... Non noi, L'Adam. L'Adam. Non l'uomo. Boh. Cioè, quella specie lì. A quella specie, quel gruppo lì. Mi hai già dato la risposta, scusa. Perché? Mi hai già dato la risposta. Quindi l'Adam è quello che poi ha dato ha una serie di, ha avuto i suoi discendenti. Ha un gruppo preciso. Però gli esseri umani, OGM, intendo OGM, che sotto gli altri Elohim, dove hanno avuto tutti questi casini del peccato originale, delle cacciate dal paradiso, eccetera, hanno tranquillamente vissuto con più serenità di quanto. Esatto, qualche essere umano, Adam, che c'era. No, allora. Ma breve, non voglio stancarti. No, scusiamoci. Voglio dire, adesso Cappuccio, in mezz'ora sono a casa, non è certo un problema, è vacanza per me questa sera. Allora, se loro hanno fatto quegli interventi di cui dicevo prima dei genetisti, che potrebbero essere collocati intorno ai 250.000 anni fa, che sono una cosa. Quindi lì si fa l'uomo, diciamo, sì, la produzione del sapiens, che ovviamente si deve riprodurre. Andate e moltiplicate. Poi c'è un racconto relativo all'Adam.
che è un gruppo particolare. Tant'è che dice la Bibbia che fece l'Adam, poi lo prese e lo pose in Eden. Quindi non l'ha fatto nel paradiso, cosiddetto paradiso terrestre. L'hanno fatto da un'altra parte e poi se lo sono messi lì. Che era, come dire, il loro centro di comando, il Gan Eden, cioè il giardino recintato e protetto posto dentro Eden. E hanno messo solo il maschio, non la femmina. Perché avevano bisogno di qualcuno che si occupasse di quel loro territorio e quindi facesse anche dei lavori fisici, e quindi mettono solo il maschio. La femmina non c'è. Era più di uno. La femmina non c'è. Cioè, quindi mettono il maschio. Quindi la necessità di riproduzione degli Adam non c'era. Dice la Bibbia che quindi poi gli mettono a disposizione gli animali, le piante di cui lui si deve occupare, e solo dopo parecchio tempo gli Elohim si vedono, decidono, stabiliscono, che là, il verbo ebraico dice lo star di fronte, e viene tradotto la compagnia, l'aiuto degli animali, per l'Adam maschio non era sufficiente. E decidono di fargli la femmina. Quindi è ovvio che la riproduzione di quello non era prevista. Quando fanno il primo figlio, Caino, Eva dice che ha fatto il primo figlio grazie all'aiuto di Elohim. Perché è molto probabile che per il modo in cui ci racconta la Bibbia è stata fatta Eva, è stata prodotta Eva, prendendo qualcosa da Adamo, dal maschio, i due fossero sterili. E quindi per fare il primo figlio è necessario l'intervento dell'Elohim. Almeno sul primo figlio ci dice che è stato fatto grazie agli Elohim. Dopodiché sugli altri non ci dice più se è stato fatto grazie agli Elohim. Quindi dopo arriva Abele. La femmina viene fatta, dice la Bibbia, induce un sonno profondissimo nell'Adam maschio, gli preleva un qualcosa da una parte laterale ricurva, chiude la carne dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno prelevato fanno la femmina. La clonazione. Poi, quando nasce Caino, nasce Abele. Caino uccide Abele. Caino viene allontanato dal clan familiare, dal gruppo tribale, e lui dice: ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma se c'era soltanto Adamo ed Eva, Abele era già morto, chiunque non esisteva. È ovvio che era pieno di gente lì attorno. È altrettanto ovvio che loro, che vivevano con questi qui, erano un gruppo privilegiatissimo. Cioè, vivevano a stretto contatto con i capi, avevano da loro tutta una serie di conoscenze precise, perché dovevano lavorare per loro, quindi è chiaro che gli trasferivano le conoscenze, no? E Caino ha il terrore di trovarsi in mezzo ai barbari, che, dico spesso, sarebbe lo stesso terrore che proverebbe uno di noi se con un elicottero venisse calato in mezzo alle tribù della Papua Nuova Guinea, dice: ma qui appena mi vedono mi tagliano la gola. Che è lo stesso terrore che ha avuto Caino. Poi invece gli è andata bene, diciamo così, trovato moglie, sposata, fatto figli, costruito. E la cacciata dall'Eden costruito questo dissenso comunque, perché la cacciata dall'Eden avviene nel momento in cui probabilmente il capo, che non voleva che questi si riproducessero perché la cosa doveva rimanere assolutamente sotto controllo, tant'è che gli dice: benissimo, adesso voi siete diventati come noi, cioè siete autosufficienti per questo, fuori di qui. E dice al maschio: adesso capirai che se hai fame, il cibo te lo devi procurare, sottointeso, perché finché stava dentro il centro di comando di quelli, il problema del cibo mica ce l'aveva. E dice, lo dico subito, e ce lo dico, lo ipotizzo, per carità, e dice alla femmina: adesso tu capirai, ma non è una condanna, è una sentenza post eventum, capirai che fare figli fa male, perché finché stavate qui dentro